del terzo livello del monastero. Le monache salivano direttamente alla cappella, al dormitorio. Da qui scendete e ci ritroviamo là sotto. Sotto c'è anche un video, non so quanto duri. 7-8 minuti. Ecco, rifà tutta la storia, se volete vederlo, quando finisce, se riesco a parlare, vi mostro. Spegniamo. Okay, perfetto, allora scendete. Scusa Gianpietro. Riesci a darci una un comparazione con la Basilica di Farasila d'Adda? Perché mi sembra di vedere molte similitudini, no? Ebbene, quella è alto medievale, però agli affreschi mi sembra che siano datati al 1200. Sì, parlavo della struttura io, perché l'abside mi sembra proprio molto simile a questa. Ah, alla chiesa? Sì, ha delle similitudini. Però Farasila d'Adda c'è tutta una fase longobarda. Sì, la fase longobarda. Quella è fatta in mattoni, mentre qua è fatta in pietra. Ah. È diverso, stile è diverso. Grazie. Andiamo. Poi venne la pace. Già nel VII secolo, Castel Sempre era un centro pulsante di vita, denso di edifici e di attività, rinomate, potente, una città longobarda. Nel IX secolo, le mura non servivano. Un tratto crollò per una frana e nessuno lo ricostruì. Sulle macerie si piantò un cantiere per produrre utensili metallici e per costruire una casa. Si aprì un passaggio nelle mura per collegare dentro e fuori. Anche la torre non serviva più e cambiò funzione. Si aggiunsero due piani, uno per un oratorio ancora tutto affrescato, l'altro sotto per una cripta sepolcreto. Alla base si costruì un nuovo edificio addossato alle mura. Appena dentro sorse la piccola chiesa di Sant'Andrea. Stava un posto militare di un tempo, era diventato un monastero. Scelsero di rinunciare a matrimoni e palazzi per indossare abiti modesti, coprire i capelli, condividere spazi poveri e angusti. Lavorare e pregare, pregare e lavorare. Ore di lavoro, recita la regola monastica. Una di loro, Maniperga, fu sepolta in questa cripta. Canti e preghiere provenivano dal laboratorio in cima alla torre. Sono ritratte anche 8 monache che sembrano contare con le dita affusolate. Un simbolo, una liturgia, forse una preghiera da scandire come un rosario. Nel 1287 Castel Sempre fu rasa al suolo dagli Visconti e inclusa nel Ducato di Milano. Perse per sempre l'indipendenza e il potere. Rimasero in piedi solo le chiese. Santa Maria ricostruita. Poi anche qui furono rovina e isolamento. Le monache abbandonarono Torba intorno al 1450. Si trasferirono per un breve periodo dalle consorelle a Luminate. Poi tornarono fino al 1799. Sotto il tetto c'è
rimasta un angolo di Medioevo, chiusa e isolata come un monastero ai margini della storia. Accanto, però, lungo il fiume, si affacciava la modernità e una precoce industrializzazione. La riva del fiume si è riempita di mulini dal 600, poi di concerie e cantiere. Le merci arrivavano via fiume fino a Milano, o lungo la ferrovia della Valmorea, fino a Castellanza e Mannato. Per alcuni anni, prima di Corsica Bonifica, l'Olona è stato il fiume più inquinato d'Italia. Oggi quell'industria è tramontata, o si è ripartita, e questa valle torna a offrire le sue più autentiche bellezze. La natura rigogliosa, i siti di valore culturale, gli itinerari turistici e sportivi. Torba è stata scoperta dal Fai nel 1975. Acquistata in rovina dalla fondatrice Giulia Maria Crespi e donata alla fondazione come suo primo bene. Restaurata e studiata con cura da Renato Mazzoni e secondo della Chiesa, approfondita con sempre nuove ricerche, oggi è un luogo aperto al pubblico, frequentato e protetto. Ma è anche il punto di partenza per muovere alla scoperta di monumenti eccezionali e piccoli borghi nascosti nel territorio dell'antica Sibrium. Il quinto, sesto secolo sono queste, archi e ferite. Sul lato opposto, vedete, la risistemazione.